Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui sulla Fotografa 79. Oggi sono qui per nessuna recensione. Sono qui per ringraziare tutti i ragazzi che ci sono stati vicino dal momento che abbiamo comunicato che il canale era stato chiuso da YouTube senza una motivazione apparente, poi anche perché dopo è stato riaperto, come abbiamo visto. Comunque la situazione è nata così. Adesso li siamo chiusi per ferie, poi ragazzi, naturalmente se c'è qualcosina da fare, siamo sempre qui. Però ecco, noi abbiamo aperto la mail e abbiamo trovato la comunicazione di YouTube che ci informava che il canale era stato chiuso. Ma poi in realtà nel messaggio diceva che erano stati violati dei diritti, ma noi di musiche usiamo quelle di default. Non usiamo niente di originale, quindi ci sembrava strano. In effetti Aquarius, poverino, è quello che lavora più su YouTube, sui social, è rimasto malissimo, anche perché cerca sempre di comportarsi super bene proprio per evitare queste problematiche. Quindi diciamo lui, poverino, scusate ragazzi, fa caldissimo. Lui poverino è quello che ne ha subito più la botta dura. Però ecco, io ragionando ho pensato, ma se il canale comunque non abbiamo mai fatto nulla di male, perché bloccarlo e chiuderlo in questo modo? E in effetti il giorno dopo, come ci siamo svegliati con la chiusura del canale, il giorno dopo ci siamo svegliati con l'email che ci avvisava della riapertura perché non sono stati violati i copyright e nulla. Quindi non so, è stato un errore di questi algoritmi che, ok, ci sono, va benissimo, però secondo me, la mia umile opinione, dal momento che l'algoritmo segnala un qualcosa, magari prima di chiudere il canale dovrebbe esserci l'intervento di una persona che controlla, visiona il canale e decide poi se è giusto chiudere o no. Perché nel nostro caso hanno sbagliato. Quindi perché arrivare a chiudere quando si poteva evitare con un controllo prima? Però vabbè ragazzi, funziona così e purtroppo niente. E oggi faccio questo video, come ho detto prima, a parte per ecco, spiegazione, che poi ragazzi non è che ci sia una spiegazione. Sono arrivati due mail, chiusura canale e riapertura canale. Purtroppo non è che informano bene su quello che succede, non lo so, funziona così. Tu, il canale è il tuo, ma conti poco. E più che altro questo video, ragazzi, lo sto facendo per ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicino, perché abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di supporto. E devo dire che ci ha fatto tantissimo piacere perché non ce l'aspettavamo. E mi sono scritta i nomi, perché sapete ragazzi, chi ci segue sa che io non ricordo nulla, quindi ho scritto i nomi proprio per non dimenticare nessuno. Volevo ringraziare Er Più, che nome insomma deduco che sei come noi di Roma. Er Più, Giovanni Maestrino di Mittclot Chronology, grazie mille Giovanni, sei stato gentilissimo. Paolo Puccio, Marco Bonifazzi e Pedro, ciao Pietro, e David Davidello, carinissimo il nome, Antonio Pinto, ciao Antonio, grazie, Giuseppe Lucisano, Valerio e Borzacchiello, grazie a tutti. E poi volevo fare un ringraziamento speciale al canale Robots Kingdom, perché è stato talmente carino da offrirsi come appoggio. E grazie mille, sei stato veramente grandissimo, gentilissimo, non ce l'aspettavamo. Spero non servi mai, ma mai mai mai, ma per qualsiasi cosa hai una spalla, troverai una spalla in noi perché ci piacciono queste cose quando insomma riceviamo stima, affetto, ci piace anche ricambiare. Quindi spero mai, ma se dovessi avere bisogno, la Fotografa 79 è qui per te. Niente ragazzi, penso di aver detto tutto, come detto era solo un video per ringraziare i ragazzi che ci sono stati vicini, e niente, vi vogliamo bene, grazie di cuore, fa piacere sapere che comunque c'è gente che ci apprezza, poi noi non rompiamo mai le scatole a nessuno ragazzi. E una cosa che volevo dire, come vedete dagli iscritti, dalle visualizzazioni, non è che noi col canale ci mangiamo, monetizziamo, perché comunque ecco, l'attività sul canale è minima, noi perché facciamo anche pochissimi video. Quindi per lo più per noi il canale è un mezzo per sponsorizzare, per pubblicizzare il negozio. Tantissime persone magari ci guardano su YouTube e poi passano ci chiamano insomma per sapere delle offerte, dei prodotti. Quindi ecco, noi il canale ci scocciava non tanto per la monetizzazione, perché non monetizziamo 2 euro ogni anno, ma proprio il fatto che è un contatto con i ragazzi per parlare con la gente e poi ecco, serve molto per il nostro lavoro, che poi è quello che ci dà da mangiare.
ragazzi, che dire, grazie a tutti di cuore e ci vediamo con la prossima recensione. Ciao!